Forza Horizon 2. Sole, poi qui dietro già c'è il green screen, montaci le piramidi dell'Egitto o qualche cosa di simpatico. Ciao a tutti amici di GN Italia, da Fotone, da Nabucodonosor. Siamo sempre noi due appassionati di racing game e come potete vedere dal verde, oltre forse dalle piramidi, forse dalle piramidi, magari in regia avranno montato qualcosa alle nostre spalle, abbiamo visto, non provato, Forza Horizon 2. Abbiamo assistito alla presentazione con Ralph Fulton, il creative director, insomma il signor Forza Horizon 2, ed è, in un aggettivo, bellissimo, ma commovente. Io finirei qui perché non c'è nient'altro da dire. Cioè, alle domande finali, c'erano le domande finali, avete domande, io ho chiesto, posso averlo adesso, ne ho bisogno, non posso più aspettare. In realtà non dobbiamo aspettare molto perché arriverà il 30 settembre. Sì, quindi, oltre ottobre, a seconda dei luoghi. Comunque. I nostri luoghi, cioè in Abruzzo arriverà magari probabilmente più tardi che a Genova, ma comunque aspetteremo poco. È bellissimo, di una bellezza commovente, l'illuminazione è spaventosa, e la città è un playground gigantesco, ha detto anche che paradossalmente si sono ispirati a Tony Hawk perché puoi concatenare combo di drifting, è semplicemente fantastico. È pazzesco, ci sono oltre 200 auto. C'è la Lancia Fulvia. C'è la Lancia Fulvia HF versione rally, bellissima. Ci sono 7 stazioni radio, quindi musica a volontà. È tornata la musica classica. E ci sono tra l'altro anche stazioni radio italiane, ci ha detto, sì. Con il DJ che parlerà italano, che magari odia il Forza Horizon Festival, insomma. Che altro? C'è tanta di quella strada da percorrere in lungo e in largo che io continuo a non avere aggettivi per descriverlo, se non bellissimo, perché è veramente bello. Assolutamente. Possiamo magari raccontare in 3 parole le modalità di gioco che abbiamo visto. Cioè ha fatto free roaming a Nizza, poi ci ha fatto vedere la modalità online che diventa online in maniera seamless, che Fotone ha dichiarato essere la parola della fiera. E quindi arriva in un posto e si unisce alla partita di altre persone, ha detto che ci saranno i club per giocare con i propri amici. Fino a 1000 partecipanti. Che mi sembra un numero non indifferente. E tutto in maniera fluida, senza caricamenti, senza che la macchina si debba fermare, con il traffico che addirittura si sincronizza con le varie partite, fa un traffico fluido che sia giusto per tutti. Sì, tra l'altro è un traffico molto credibile, non è che c'è il traffico carico di auto dappertutto da evitare, diventa quasi un'angoscia più che un traffico. È un traffico morigerato, modesto, c'è una macchina compito. Ogni tanto compito, anche perché, voglio dire, in mezzo alle terre brulle della Toscana non è che poi c'è questo grandissimo traffico, o della, insomma, di Genova, delle tue parti, esatto. Non è che c'è tutto questo traffico. E a questo proposito chiuderei con la domanda che ho fatto io, che giustamente, abitando a Genova, sono proprio nel mezzo di tutto il tracciato che coperto da Forza Horizon 2, gli ho chiesto se tra Nizza e la Toscana, che sono i due estremi, la strada poi sarà coperta in maniera dettagliata, credibile, ci sarà casa mia sostanzialmente. Mi ha detto che no, non ci sarà casa mia, però tutto il resto è stato rilevato con dei rivelatori di profondità, insomma tutte le catene montuose, tutti i dislivelli, tutti i grandi pattern edilizi, diciamo, sono stati rispettati, e quindi sì, molti luoghi poi sono stati ricreati. Abbiamo visto una cattedrale in Provenza. Quindi c'è molto di... Contento di che era la cavalcata delle Valchirie. La cavalcata delle Valchirie, sì. Abbiamo comunque capito che ci saranno molti luoghi realmente esistenti e molti altri luoghi ricostruiti, ma in maniera credibile. Vabbè, diciamo che Google Maps, insomma, dovrà utilizzare un'auto di Forza Horizon per mappare prossimamente nuove zone d'Italia. Assolutamente. Niente, Forza Horizon 2 è bellissimo, arriverà il 30 settembre su Xbox One e lo aspettiamo con trepidazione. Io lo voglio adesso. Anche io. Ciao. Ciao.